Tornati a questo corso di filosofia online su YouTube. E dopo Ficino analizziamo Giovanni Pico della Mirandola, che è in dialogo ovviamente, è anche in contraddizione per certi versi con Ficino, del quale comunque riprende ovviamente tematiche e riflessioni. Se volessimo dare una carrellata velocissima del pensiero Picchiano, di Pico della Mirandola, che cosa è necessario per Pico? Per Pico è necessario un eclettico recupero di tutta la tradizione della classicità e delle esperienze filosofiche, mistiche, religiose, non solo dell'Occidente, ma anche della filosofia araba ed ebraica. Filosofia e religione sono facce della stessa medaglia, e il sapere è strutturato in scienze morali che si occupano delle passioni umane, in scienze naturali invece che tentano di soggiogare le forze della natura tramite ad esempio la magia naturale, e infine la teologia, che è la forma più alta di sapere, talmente alta che i suoi misteri possono essere penetrati solo tramite lo studio della Cabala. Ora, l'uomo Picchiano com'è? Come si presenta a noi? Si presenta con una caratteristica e una peculiarità, e cioè rispetto, per esempio, alla vita bestiale e materiale. Rispetto agli animali, l'uomo ha la libertà. L'uomo non è determinato come l'animale, perché è indeterminato, perché così è stato creato dal creator, dal dator formarum per eccellenza, dal datore delle forme per eccellenza, dal sommo geometra, che è appunto Dio, che gli permette di scegliere anche quale posto occupare nell'ambito della creazione. L'uomo ha il libero arbitrio sia di imbestiarsi sia di inviarsi e di elevarsi a livello appunto degli angeli o di Dio, oppure di abbrutirsi fino al livello delle bestie. Con questa infarinatura andiamo a leggere e a commentare appunto quella che è, leggeremo ovviamente uno stralcio, un lacerto dell'Oratio De Hominis Dignitate, no? Il discorso, l'orazione sulla dignità dell'uomo, appunto di Giovanni Pico e della Mirandola. Siamo nel dicembre del 1486, Pico affigge le 900 tesi nelle università italiane, e un mese dopo, nel gennaio del 1487, queste tesi sarebbero state dovute discutere, si dovevano incontrare tutti a Roma per discutere queste tesi picchiane. Attenzione, signori, Pico della Mirandola aveva 24 anni quando fece questo, quando scrisse questo, e quindi redasse Vergò questo brano che andiamo a leggere. Ma ovviamente dalla Chiesa arrivò come dire, lo stop, l'alt, per cui Pico fu sottoposto a giugno del 1487, fu sottoposto a un processo per eresia, dal quale si svicolò promettendo di non darlo alle stampe. Infatti sarà stampato poi da un discendente, un pronipote di Pico della Mirandola, tale Gianfrancesco. Ma veniamo a leggere l'orazione sulla dignità dell'uomo, sulla libertà dell'uomo, sulla appunto massima virtù, possibilità che l'uomo ha. Stiamo leggendo, tanto per darvi come dire, un riferimento ben preciso, andiamo a leggere quello che diventerà de facto il manifesto dell'umanesimo. Negli scritti degli arabi ho letto padri venerandi sono i dotti, no? Tutti gli universitari, i cattedratici italiani e anche europei che si sarebbero riuniti
per fare questa, per discutere le tesi concordiste di Vico Della Mirandola. Abbiamo detto, no, concordanza fra filosofia e religione, la Bibbia e Platone hanno stessa dignità e via citando. Negli scritti degli arabi ho letto, Padre Venerandi, che Abdallah Saraceno, richiesto di che gli apparisse sommamente mirabile in questa specie di teatro che è il mondo. Attenzione, perché nell'umanesimo, nel Rinascimento, no, la vita, il mondo come rappresentazione è, come dire, un tema decisivo, fondamentale, a cui è legato anche tutta la questione della simulazione e della dissimulazione. Rispondesse che nulla scorgeva più splendido dell'uomo. Quindi Abdullah, Saraceno, quindi la sapienza araba ci dice che, anche, che è concorde, l'uomo. Non c'è niente di più splendido dell'uomo. E con questo detto concorda quello famoso di Ermete, che dice: grande miracolo è l'uomo, o Asclepio. Quindi, cosa sta facendo Pippico? Sta prendendo la sapienza orientale, araba, e la sapienza medio orientale, Ermete Trismegisto, di cui che Ficino, no? Che Ficino aveva tradotto, di cui Ficino era stato traduttore. Allora richiama queste e vede che concordano, tutti puntano sull'uomo. La sapienza araba, la sapienza mediorientale e quella occidentale puntano sull'uomo. Ora, mentre ricercavo il senso di queste sentenze, non mi soddisfacevano gli argomenti che in gran numero molti, fra parentesi, Ficino, recano sulla grandezza della natura umana. Ricordiamo, andate a vedere il video precedente, per Ficino l'anima è copula mundi, è un vincolo tra le creature, è una creatura mediana fra, come dire, appunto gli angeli e la bestia, ma non arriva addirittura agli angeli, si ferma prima. Quindi molti recano sulla grandezza della natura umana, essere l'uomo vincolo delle creature, familiare a quelle superiori, sovrano di quelle inferiori, interprete della natura per l'acume dei sensi, per l'indagine della ragione, per la luce dell'intelletto, intermedio fra il tempo e l'eternità. E come dicono i persiani, vedete, no, come si rifà appunto alle sapienze orientali, copula anzi Imeneo del mondo, di poco inferiore agli angeli, secondo la testimonianza di Davide. Qui siamo addirittura ai Salvi, ai Salmi. Qui, attenzione, le fonti dirette e indirette di Pico per questa orazione sono chiaramente la Bibbia, ma sono anche San Gregorio Magno, sono Origene, ma ovviamente Pico gli dà una curvatura umanistica, non medievale, una curvatura moderna. Addirittura prendete il verbo nell'accezione positiva, perverte forza certi argomenti biblici per sostenere appunto la sua tesi. Grandi cose queste, certo, ma non le più importanti, non tali cioè per cui possa giustamente arrogarsi il privilegio di un'ammirazione senza limiti. Quello che hanno detto prima, sì, per carità, copula mundi, Ficino e la Bibbia, per carità, Adamo al centro dell'Eden, sì, ma è poco, ci sta dicendo Pico, è poco. Non merita così tanta lode per, secondo quello che hanno detto i miei predecessori. Perché infatti non ammirare di più gli angeli e i beatissimi cori del cielo rispetto a un uomo mediano fra le bestie e gli angeli? Alla fine mi parve di aver compreso perché l'uomo sia il più felice degli esseri animati e degno perciò di ogni ammirazione, e quale sia infine quella sorte che, toccatagli nell'ordine universale, è invidiabile non solo ai bruti, cioè alle bestie, ma agli astri e agli spiriti oltremondani, perché è una cosa incredibile e meravigliosa l'uomo. E come altrimenti se è per essa che giustamente l'uomo viene proclamato e ritenuto un grande miracolo e maraviglia fra i viventi. Ma quale essa sia, ascoltate o padri, non dimentica mai gli interlocutori,
che dovrebbero essere a Roma a discutere con lui, ma non ci sono. E benigno orecchio porgete nella vostra cortesia a questo mio parlare. La captatio benevolentiae gli servirà a ben poco. Già il sommo padre, Dio creatore, aveva foggiato, secondo le leggi di un'arcana sapienza, questa dimora del mondo, quale ci appare, tempio augustissimo della divinità. Aveva abbellito con le intelligenze l'iperuranio, aveva avvivato di anime eterne gli eterei globi, aveva popolato di una turba di animali d'ogni specie le parti vili e turpi del mondo inferiore, se non che, recata l'opera a compimento, l'artefice desiderava che vi fosse qualcuno capace di afferrare la ragione di un'opera sì grande, di amarne la bellezza, di ammirarne l'immensità. Qui è Ficiniano, l'uomo non deve contemplare la vanità del mondo, deve contemplarne la bellezza, che è riflesso indiretto di Dio. Perciò, compiuto ormai il tutto, come attestano, attenzione qua, Mosè e Timeo, vedete, no? La Bibbia e Platone. Mosè era reputato, come dire, autore dei primi cinque del Pentateuco, dei primi cinque libri della Bibbia. Timeo invece, no, è protagonista del dialogo platonico sulla cosmologia. Perciò, compiuto tutto, Dio pensò da ultimo a produrre l'uomo, no? Caratteristico del concordismo di Pico, l'accostamento dell'autorità biblica e di quella platonica, no? Poste sullo stesso piano come fonti di verità. Attenzione, prima questo era impensabile, eh? Prima veniva la Bibbia. Ma degli archetipi non ne restava alcuno su cui foggiare la nuova creatura, né dei tesori uno ve n'era da elargire in retaggio al nuovo figlio, né dei posti di tutto il mondo uno ne rimaneva su cui sedesse codesto contemplatore dell'universo. Ripetiamo, l'uomo non deve contemplare la vanità, deve contemplare la bellezza armoniosa, profonda dell'universo creato dal massimo creatore. Tutti ormai erano pieni, tutti erano stati distribuiti nei sommi, nei medi, negli infimi gradi. Ma non sarebbe stato degno della paterna potestà venir meno quasi impotente nell'ultima opera. Non sarebbe stato degno della sua sapienza rimanere incerta nella necessità per mancanza di consiglio, non del suo benefico amore, che colui che era destinato a lodare negli altri la divina liberalità fosse costretto a biasimarla in se stesso. Qui la situazione ricorda da vicino quella presentata nel mito sulla nascita dell'uomo e della polis nel Protagora platonico. Anche in questo caso, infatti, le facoltà naturali vennero esaurite prima della formazione dell'uomo, e per questo Prometeo rubò il fuoco e le tecniche agli dèi al fine di consentire la sopravvivenza individuale degli uomini. Stabilì Dio finalmente l'ottimo artefice che a colui cui nulla poteva dare di proprio fosse comune tutto ciò che singolarmente aveva assegnato agli altri. Accolse perciò l'uomo come opera di natura indefinita, attenzione a questo aggettivo, l'uomo è indefinito, è indeterminato, e postolo nel cuore del mondo, così gli parlò. Nel cuore no, prima nella Bibbia è al centro dell'Eden, qui al centro del mondo, poi sarà al centro del cosmo. Attenzione, il centro è importante perché è equidistante da tutto. Gli parlò così: non ti ho dato Adamo, qui è interessante ricordare l'accezione ebraica del nome Adam, che vuol dire suolo, non ti ho dato Adamo né un posto determinato, né un aspetto tuo proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quel posto, quell'aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto appunto, secondo il tuo voto e il tuo consiglio, ottenga e conservi. La natura determinata degli altri è contenuta entro le leggi da me prescritte, c'è un ordine ovviamente, ma tu, uomo libero, tutte la determinerai, da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio alla cui potestà ti consegnai. Attenzione, qua c'è, no?
una bella, fantastica contrapposizione tra necessità delle bestie, degli oggetti materiali e la libertà invece dell'essere umano. Ti posi nel mezzo del mondo, perché di là tu meglio scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso, quasi libero e sovrano artefice, ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che tu avessi prescelto. Tu potrai degenerare nella catenzione qua, perché è un passo meraviglioso, che parla appunto del movimento ascensionale tipico del neoplatonismo, tu potrai degenerare nelle cose inferiori, che sono i bruti. E tu potrai rigenerarti secondo il tuo volere nelle cose superiori che sono divine. E qua appunto l'imitazione degli angeli, come ho detto, sono le fonti, c'è San Gregorio Magno. L'imitazione degli angeli viene appunto da Gregorio Magno, ma Pico va oltre Gregorio Magno, quasi cancella la differenza fra uomo e angelo, perché appunto l'universo di Pico è un universo, come dire, dinamico, percorso da moti ascensionali e discensionali, tipici appunto del neoplatonismo dionisiano, Dionigi l'Areopagita, e Ficiniano, Ficiniano di Marsilio Ficino. Ma Pico in realtà avvicina molto di più di Ficino, di un certo universo asfittico di Ficino, l'universo di Ficino per certi versi toglie il fiato a Pico, Pico vuole andare oltre. Ma Pico in realtà avvicina l'uomo appunto a Dio, al nous poieticos, no? Al dator formarum, o suprema liberalità di Dio Padre, o suprema e mirabile felicità dell'uomo, a cui è concesso di ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole. I bruti nel nascere recano seco dal seno materno, come dice Lucilio, no, nelle Satire, tutto quello che avranno. Gli spiriti superni, o dall'inizio o poco dopo, furono ciò che saranno nei secoli dei secoli. Nell'uomo nascente, il Padre, maiuscolo, ripose semi d'ogni specie e germi d'ogni vita, e secondo che ciascuno li avrà coltivati, quelli cresceranno e daranno in lui i loro frutti. E se saranno vegetali sarà pianta, se saranno sensibili sarà bestia, se razionali diventerà animale celeste. Vedete come accosta agli angeli Pico rispetto a un Ficino che invece tiene l'anima come copula mundi e mediana nelle gradazioni della realtà. Se intellettuali sarà angelo, appunto, e figlio di Dio. Ma se non contento della sorte di nessuna creatura, si raccoglierà nel centro della sua unità, fatto un solo spirito con Dio, nella solitaria caligine del Padre, colui che fu posto sopra tutte le cose, starà sopra tutte le cose. Ci fermiamo qua, è più lungo, ma ovviamente siamo già a 18 minuti come dire, di video. Ci fermiamo qua, abbiamo appena letto l'Orazio, l'orazione sulla dignità dell'uomo di Pico della Mirandola, manifesto dell'umanesimo. Questo scritto, non pubblicato da Pico per i problemi con la Chiesa, l'eresia, e pubblicato successivamente da un suo discendente, andrà a influenzare la filosofia moderna, la filosofia successiva e perché no, anche la filosofia contemporanea, tanto per darvi, come dire, un senso della detonazione che quest'opera che abbiamo appena letto avrà appunto sul pensiero e sull'azione umane. Grazie, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento, ponete domande e niente, spargete voce e noi ci come dire, ci ritroviamo al prossimo contributo. Vi ringrazio sempre per la pazienza accordatami e per la, come dire, e per la scelta. Grazie.